Ben ritrovati, eccoci qui. Oggi ci occupiamo di inquinamento elettromagnetico, anche perché le fonti di inquinamento sono sempre più diffuse e più numerose. Se vogliamo fare un esempio eclatante, pensiamo all'elettrodotto Laino Feroleto Rizzicone che attraversa la Calabria. A Montalto da anni oramai è in corso una battaglia da parte dei cittadini per cercare di far fare qualche intervento alla terna che possa mitigare i danni e la pericolosità di questo mostro. Si parla di interramento oppure di deviazione del tracciato. C'è un'inchiesta che è stata coordinata ed è coordinata dalla Procura di Cosenza, ma ancora non abbiamo dei risultati importanti, anche se l'inchiesta è partita dalla consulenza di parte del professor Maximilian Luigi Caligiuri, che è un fisico ambientale, ricercatore al WITT in Inghilterra, che ha motivato nettamente le ragioni della preoccupazione scientificamente. E oggi abbiamo il piacere di ospitare proprio il professor Caligiuri. Bentornato, Grazie, professor grazie. Caligiuri. Grazie dell'invito. Allora, grazie alla sua consulenza, la Procura ha aperto l'inchiesta. Ci sono stati diversi passaggi, la Procura ha sposato questa tesi della pericolosità e degli effetti nocivi di questo elettrodotto, soprattutto nelle località di Pianette e di Lucchetta, Montalto Fugo, poi aveva chiesto il sequestro di una parte e il GIP ha rigettato, insomma, sono le schermaglie giudiziarie. Sta di fatto che il problema dell'elettrodotto rimane che i danni, l'inquinamento sono incontrovertibili. Lei sta lavorando anche in Sicilia su un caso analogo, perché anche lì c'è una situazione devastante e drammatica. Insomma, perché c'è ancora tutta questa resistenza? Sappiamo bene che ci sono degli interessi economici grossissimi, ma è possibile che anche l'ambiente scientifico ufficiale non si muova per rivedere la normativa e quindi far scendere queste soglie che sono state stabilite anni fa e che non sono più attuali e far rischiare i cittadini? Il problema è proprio questo della normativa, insomma. Infatti io partirei proprio da qui perché su questo aspetto della normativa si fonda tutto il problema e anche molti equivoci che poi diciamo, contaminano queste vicende. Il problema è proprio qui, cioè adeguare una normativa che è ormai datata non perché sia anziana anagraficamente, ma perché si riferisce a degli studi che non tengono conto dei risultati più recenti. Ha dei valori che appunto sono valori che obiettivamente rispetto a questi studi sono molto elevati. Allora è evidente che cosa accade? Ecco, andiamo alla domanda perché c'è questo stato di cose. Perché appunto se noi ci riferiamo a dei valori alti, tra virgolette, come quelli appunto imposti dalla normativa attuale, è evidente che la maggior parte degli impianti oggi esistenti, ma anche dei realizzanti impianti, e saranno al di A sotto di norma. questi limiti, perché se io, è chiaro che se io elaboro stabilisco un limite che sia abbastanza elevato, perché ho delle ragioni per farlo, ma sono ragioni, come dicevamo prima, scientificamente datate oggi, è evidente che tutti gli impianti costruiti facendo riferimento a quella normativa saranno automaticamente in regola. Quindi c'è questo equivoco di fondo da sfatare. Perché questo equivoco poi porta a, diciamo, interpretazioni non corrette, sia da parte delle amministrazioni coinvolte, sia spesso da parte dei comitati, i quali si vedono poi, come dire, piazzare questi impianti, ovviamente con giusta preoccupazione, a fronte dei quali non si può poi opporre un'azione efficace, proprio perché, essendo al di sotto dei valori limite stabiliti dalla normativa, le istituzioni preposte, diciamo, all'eventuale, come dire, trasferimento, modifica del progetto, non possono operare in questo stato di cose. Il problema è proprio qui, cioè far capire innanzitutto alla politica la necessità di una revisione profonda di questi valori e poi spostare il discorso su un piano che non sia prettamente di limite, ma di valori di tollerabilità, perché noi abbiamo detto più volte anche in questa trasmissione che noi dobbiamo distinguere fondamentalmente due aspetti.
l'aspetto appunto prettamente giuridico, amministrativo, che è legato al limite di legge e rispetto al quale, finché non ci sarà una modifica di queste normative, certo, ci sarà ben poco da fare. Noi stiamo facendo questi mostri, esatto, e ce li teniamo perché legalmente sono a posto. Perché il gestore, dal canto suo, certo, giustamente, rispetta. Dice: io ho un riferimento normativo che soddisfa e per cui non vedo il perché io mi debba. Ed è un discorso che, per quanto diciamo così utilitaristico e egoistico, se vogliamo, ha, come dire, giuridicamente un fondamento. Purtroppo non si può fare nulla. Il problema è proprio qui, di fare in modo che la sensibilità che deriva da questi studi, da una serie di attività svolte in questi anni, studi molto seri, molto fondati, che tra l'altro hanno in sede civile della giurisprudenza consolidata che li supporta, quindi stiamo parlando di studi che non sono esclusivamente scientifici, oserei dire, ma che sono stati già recepiti da buona quindi parte della giurisprudenza. Ci sono sentenze che hanno avvalorato questa Però, tesi. Ecco, è bene capire che è proprio qui la chiave di volta, cioè sono delle sentenze che sono valse in ambiente civilistico di contenzioso, ma non possono essere sfruttate, diciamo così, sic et simpliciter nell'ambito dell'amministrazione pubblica, la quale deve fare riferimento ai limiti. Ecco il perché l'unico modo, a mio avviso, di porre rimedio a questo problema è quello di intervenire sulle normative. Non ecco, esiste altra soluzione. E ci vuole oggi una forte azione di sensibilizzazione, certo, della politica. Certamente. Però io mi chiedo, forse anche ingenuamente, professor Caligiuri, come mai la comunità scientifica, cioè chi studia, chi osserva questi fenomeni, non faccia una pressione dovuta, perché noi dobbiamo innanzitutto tutelare la salute dei cittadini. E allora, se un esperto si rende conto che questa soglia minima in effetti è pericolosissima, perché già ben oltre il limite, insomma, impattante, perché non lo segnalano? Perché anche qui abbiamo le solite lobby, abbiamo la ricerca ufficiale e poi la ricerca, certo, diciamo, quella autonoma, ecco, libera, io indipendente. Di ricerca indipendente e di ricerca magari, non dico pilotata, ma comunque in qualche maniera condizionata, perché magari finanziata in qualche maniera da gruppi che sono poi gli stessi detentori degli interessi. Però il discorso è anche di, come dire, di sviluppare una sensibilità in chi legge, perché io per esempio nelle mie valutazioni sottolineo sempre ampiamente questa dicotomia, questa differenza. Infatti, per cui metto in evidenza che se da un lato quello prettamente giuridico l'impianto può essere a norma, dall'altro lato c'è quello magari che deriva da questo tipo di studi, che comunque ha un'importanza fondamentale nella vicenda, non c'è, non è rispettato. Il problema è chi legge, il problema è chi legge è o la pubblica amministrazione o la magistratura o magari l'avvocato di parte che diciamo innesta un contenzioso. Allora le tre letture necessariamente differiscono, perché la pubblica amministrazione legge guardando soltanto la parte del limite, gli altri due leggono magari guardando anche l'altro, però spesso non dando il peso giusto a quell'altra parte, che è quella fondamentale sulla quale si può poi operare al fine di avere una reale tutela della salute della popolazione. Quindi questo è quello che c'è, ecco, questa noi questa speriamo sorta che di comunque cresca questa sensibilità, perché siccome di queste fonti inquinanti ne abbiamo tante, perché noi abbiamo l'esempio più emblematico, questo grosso elettrodotto, però anche ci sono delle aree in cui c'è una concentrazione di tralicci, pensiamo anche a Cosenza, ma in tanti altri centri della Calabria, che comunque sono lo stesso pericolosi. Certo. E allora bisogna capire che qui dobbiamo, insomma, non più rinviare la questione, ma provvedere, certo, urgentemente. Perché quali sono i rischi di questo inquinamento elettromagnetico? Lo vogliamo ricordare ancora ma una volta? La questione è abbastanza ampia e complessa, perché ogni sorgente, emettendo poi con caratteristiche di frequenza, di ampiezza, di intensità, di durata temporale differente, può avere degli effetti differenti. Però è chiaro che il concetto alla base di tutto questo problema riguarda l'esposizione a lungo termine, cioè se io sono esposto per periodi, diciamo, abbastanza consistenti a livelli di campo superiori a delle soglie, e qui il problema, qui ritorniamo al problema delle soglie, precedente. Quali soglie? Allora, io non posso che far riferimento a quello che diciamo
discutiamo nei congressi internazionali, quello su cui pubblichiamo, cioè i dati della ricerca accreditata. Allora, noi parliamo di limiti, che, riferendoci ad esempio alle basse frequenze, quindi ai campi ELF degli elettrodotti, si aggira su un livello di intensità di campo magnetico compreso tra 0.3 e 0.4 microtesla, che è l'unità di misura dell'induzione magnetica, a fronte di un limite di legge per esposizioni prolungate, obiettivo di qualità di 3, quindi parliamo di valori 10 volte inferiori. Per valori superiori a questi, dicevamo valori, c'è una probabilità, un rischio significativo di contrazione di patologie a lungo termine, tipicamente tumorali ad esempio. La tipologia delle quali dipende anche molto dal soggetto esposto, perché noi sappiamo, e qui devo fare una precisazione perché spesso sento dire delle sciocchezze in giro che non sono accettabili da parte di persone che si dicono essere del campo. Cioè il rischio non è una funzione a gradino, nel senso che o fuori o dentro, il rischio è una funzione abbastanza lineare che all'aumentare dell'esposizione cresce, quindi il fatto di essere stati esposti e non aver contratto patologie non significa che questo non abbia aumentato il rischio anche in quel soggetto. Come dire che uno che fuma, se io confronto due soggetti, un fumatore certo. E un non fumatore, il fatto che il fumatore pur fumando non abbia contratto patologie tumorali non significa che non sia rischio. Che il suo livello di rischio non sia più alto rispetto certo. All'altro soggetto. Quindi grosse sciocchezze si sentono dire in giro da parte di chi porta questa argomentazione. Ma che aspettiamo? I morti? Esattamente, non è questo il punto. Il punto è di capire se esiste una correlazione. E la correlazione statistica è stata già dimostrata da questi studi che dicevo. Ma c'è di più. Noi abbiamo più volte citato studi che riguardano la coerenza elettrodinamica quantistica, studi che riguardano teorie non lineari cosiddette, cioè delle teorie che un po' escono da quella che è l'ortodossia scientifica, ma proprio per questo vanno considerate in maniera più approfondita, che spiegano questi fenomeni in termini di meccanismi di interazione ben precisi. Quindi chi dice che gli effetti non ci sono perché non c'è un meccanismo di interazione commette due errori. Il primo è quello di ignorare praticamente gli ultimi 20 anni di studi scientifici, diciamo in buona fede oppure in malafede, questo non lo so. Però c'è un altro discorso, che è l'argomentazione è ancora più sciocca per il motivo che proprio se fosse vero questo, cioè se fosse vero che non c'è la prova, a maggior ragione bisognerebbe applicare una precauzione di un certo tipo. Quindi certo. Questa giustificazione che viene addotta è praticamente assolutamente inconsistente dal punto di vista scientifico. Quindi una prima tipologia di effetti è questa, che è sostanzialmente riconducibile agli effetti tumorali. Diciamo. Se ci spostiamo in frequenza, quindi se saliamo in frequenza e arriviamo alle installazioni per radiotelecomunicazione, quindi parliamo di TV, radio, impianti per telefonia mobile e assimilabili, ovviamente le tipologie di effetti, per quanto simili, ovviamente cambiano, perché cambia la frequenza di queste emissioni. Però, ecco, in generale si può dire che sono tutte riconducibili a patologie di tipo tumorali, nelle quali c'è in qualche maniera un'alterazione del meccanismo, di un meccanismo fisiologico di comunicazione tra le cellule. Tra l'altro, importantissimi studi recentissimi fatti da russi, da scienziati russi, hanno dimostrato addirittura che il DNA si può accoppiare a campi elettromagnetici venendone modificato sostanzialmente. Questo argomento diciamo, mi è particolarmente caro perché il centro di ricerca di cui magari parleremo dopo, che sì. È NATO, noi ci occupiamo anche di questo. Abbiamo l'onore di collaborare con degli scienziati russi pionieri di questa materia che hanno dimostrato in maniera inequivocabile che in realtà il nostro DNA, che è conosciuto, è stato codificato cioè. Per il solo il 5% della sua diciamo, dimensione totale, contiene una parte che è apparentemente inutile secondo l'impostazione ortodossa, ma che è stato dimostrato invece avere un ruolo molto importante come memoria appunto dell'energia elettromagnetica che sta nel vuoto, che circosta il famoso vuoto quantistico di cui abbiamo più volte parlato. Quindi assorbe questo esatto, DNA. Il DNA, addirittura c'è un esperimento a cui accenno brevemente, che è questo: si prende un filamento di DNA, lo si pone in una situazione isolata e lo si fa interagire con della luce laser. La luce laser, in presenza del DNA, ne ripercorre il percorso, quindi il filamento, si vede l'elica. Se noi leviamo il DNA e continuiamo a usare il laser continua a seguire una forma che in realtà
è come se fosse immagazzinata nel vuoto. Quindi una dimostrazione del fatto che la presenza del DNA ha modificato in maniera sostanziale l'ambiente in cui questo è stato. Quindi delle cose veramente di grandissima portata. Quindi ci potrebbero essere veramente delle ripercussioni gravi, importanti, preoccupanti, certamente. Se si va ad incidere sul DNA. Esattamente. Che il DNA, che ha una struttura, dicevo, che per il 95% è ignota rispetto a quelle che sono le considerazioni ufficiali, ma che addirittura si è dimostrato, sempre sulla base di questi studi, avere anche una sorta di lessico. Pare che appunto il DNA abbia una struttura lessicale simile a quella che poi si è sviluppata nei soggetti evoluti. Ecco perché pare che l'uomo abbia una capacità comune di esprimersi. Quindi ci sono delle scoperte veramente molto molto interessanti, che aprono scenari inimmaginabili da questo punto di vista. La famosa memoria del DNA, no? Che tiene conto delle informazioni per poi eventualmente trasmetterle. Ecco, il meccanismo di trasmissione delle informazioni, che finora è stato semplicemente assimilato alla traduzione delle proteine, non è semplicemente quello. C'è un meccanismo elettromagnetico che rende il DNA come una memoria, una memoria elettromagnetica che poi viene, come dire, utilizzata e può essere paradossalmente riprogrammata. Cioè, se io uso la giusta frequenza di radiazione, riesco a scrivere sul DNA, modificandone la struttura. Questo è sconvolgente. Questo è sconvolgente. Perché se una possibilità del genere va nelle mani sbagliate, immaginiamo riscrivere il DNA delle persone, che cosa potrebbe succedere. Questi campi elettromagnetici, come vediamo, hanno una potenzialità enorme, che può essere positiva o negativa, va utilizzata nel modo giusto. Non so se ci sono degli aneddoti che si raccontano. C'è la persona che va in un ufficio e dice: quando entro io tutti i computer si bloccano, no? Sì, ecco, qualcuno magari quello che poi vengono additati come le persone che portano male, questa teoria potrebbe spiegare anche il perché di queste cose. Perché appunto il DNA di queste persone potrebbe avere una particolare attitudine a perturbare il vuoto energetico che sta intorno a loro, e quindi dare dei problemi alle apparecchiature che utilizzano in qualche maniera dei cambi. Quindi chi porta iella potrebbe essere spiegato scientificamente. Sembra una cosa, diciamo così, la storiella, però è una cosa molto seria. Certo. A proposito di campi elettromagnetici, noi ovviamente continueremo a seguire, come facciamo ormai da quasi 10 anni, la questione dell'elettrodotto. Ma abbiamo detto più volte nel corso dei nostri incontri, professor Caligiuri, che l'inquinamento ha delle sorgenti anche che sembrano banali, soprattutto in casa, non solo all'esterno, pensiamo ai tralicci, ai ripetitori e quant'altro, ma anche in casa. Io non mi stanco mai di ribadire i consigli che più volte abbiamo dato, di stare attenti, soprattutto quando ci sono bambini, neonati. E partiamo proprio da questo. Quello che sembra un aggeggio importantissimo, utilissimo per le mamme e i papà che hanno un neonato, cioè quell'apparecchietto che consente di sentire il pianto, comunque il lamento del neonato da una stanza all'altra, può essere, può essere pericoloso, sorgente di radiazione. Quindi che cosa succede lì e perché vanno evitati? Magari è meglio un via vai continuo da parte dei genitori? Perché sono comunque, utilizzano per la trasmissione di questo segnale delle onde elettromagnetiche, che quindi venendo emesse nell'ambiente circostante ovviamente vengono assorbite anche dal soggetto che sta lì nella culla, insomma, quindi considerato che appunto il bambino ha delle particolari, diciamo così, attitudine a assorbire, quindi a modificare il proprio organismo in funzione degli stimoli esterni, sarebbe opportuno evitare questo tipo di esposizione. Anche ci sono degli aggeggi meno pericolosi, più pericolosi, almeno su quello? O il problema è che funzionano con radiofrequenze? Il principio di funzionamento è sempre quello, cioè laddove c'è una trasmissione del segnale a distanza, che non avvenga in cavo, chiaramente il principio è quello. Noi stiamo lavorando, come le dicevo prima, in queste ricerche anche per cercare dei modi per trasmettere l'informazione anche in maniera non elettromagnetica, poi magari ne parleremo in un'altra
un altro incontro, perché ci sono anche filoni di ricerca che si occupano appunto della trasmissione di informazioni tramite altri tipi di meccanismi fisici d'avanguardia, non so, il teletrasporto quantistico, una serie di cose che non sto qui adesso a citare perché sono abbastanza complesse. Però tutto ciò che funziona con la teoria dell'elettromagnetismo classico e quindi con la trasmissione di onde, evidentemente comporta un assorbimento nei confronti dei soggetti che sono in qualche maniera esposti al fascio di radiazione. Quindi è chiaro che evitare esposizioni inutili è la prima regola per potersi proteggere da questo tipo di esposizione. E ridurre al minimo quelle che invece sono necessarie, perché ci sono anche ovviamente esposizioni necessarie, magari terapeutiche, magari certo, di sicurezza, che invece le risonanze, sono le radiografie, queste certo, cose in quel qui, caso lì, che bisogna diminuirle farle. Ove ecco, possibile. Però farle in maniera appunto oculata, certo, quando veramente è necessario, con le idee chiare più. Soprattutto da parte dei medici, i quali medici spesso hanno un atteggiamento contraddittorio su questo aspetto, perché mi permetto di dire lo conoscono molto poco e si cullano in una supponenza, diciamo, che non sta né in cielo né in terra, insomma, da questo punto di vista. Ecco. No, ma insomma, far fare una raffica di esami diagnostici con questi rischi, non è che dici, vabbè, si è fatto la radiografia, poi la può ripetere, poi la rifacciamo e poi così, oppure si fa la radiografia, la risonanza, se non è strettamente necessario. Ma infatti, esatto, anche il discorso della risonanza è meglio evitare, ecco, perché comunque comporta l'esposizione a campi elettromagnetici. Ora, non è che con questo si vuole gettare allarmare, il panico, no. L'esame diagnostico è utile e quindi lo si fa nel momento in cui certo, è necessario. Certo. Però è chiaro che questo un po' riprende, mi fa venire alla mente il discorso della radiografia, che in un certo periodo di tempo veniva, come dire, eseguita in maniera molto superficiale, con conseguenze importanti sia per i pazienti ma soprattutto per i radiologi, per i tecnici, i quali subirono danni nella prima epoca, nella prima era, diciamo, dell'uso delle radiografie, molto, molto ingenti, proprio perché c'era questa tendenza a non proteggersi, a fare delle radiografie in maniera così molto superficialmente. Ora, un discorso analogo potrebbe valere nel caso in cui noi usiamo sorgenti di radiazione non ionizzanti, quindi campi elettromagnetici di questo tipo, perché non sappiamo appunto fino a che punto quell'interazione famosa di cui parlavamo prima può determinare dei risultati, dei danni a livello poi, diciamo, di fisiologia dell'organismo. Quindi è chiaro che il consiglio anche lì è cercare di ridurre. E con i bambini, io ribadisco, magari è meglio andare a controllarli di persona. Sì, credo che sia più opportuno da diversi punti di vista. Non lasciarli tranquilli con questi oggetti, certo, con questi strumenti. E per rimanere in casa, la prima volta che magari abbiamo affrontato questo problema e queste tematiche, mi è rimasto molto così impresso l'esempio che faceva lei con il cordless. Allora, in tutte le case oramai ci sono i cordless. Il consiglio qual è? Quello di evitare, per conversazioni lunghe, di utilizzare il cordless, perché quello è davvero pericoloso. Sì. Così come anche i telefoni cellulari, ma ancora di più il cordless, per una questione anche di frequenza diversa e anche intensità di segnale diversa, io sconsiglierei l'utilizzo di questi oggetti, se non appunto per conversazioni molto molto circoscritte, oppure utilizzare il sistema tradizionale col filo, che è problemi. Cioè, se si è in casa non vedo perché non si debba. Io non ne ho a casa cordless, non ne voglio avere proprio per questo motivo. Cioè, l'utilizzo poi del cellulare con sistemi di auricolari, ovviamente non Bluetooth, quindi non che specifichiamo questo. Un ulteriore sorgente di radiazione. Perché allora, nel cellulare, perché oramai è diventato un oggetto di consumo, poi soprattutto noi italiani forse siamo i primi smodato, in tutto direi, il mondo ad avere i cellulari, e li diamo anche ai bambini, e questo è grave. Molto. Perché se da un lato i genitori si sentono tranquilli, possono controllarli, dall'altro noi li lasciamo con questa sorgente Lì in veramente mano, sconsideratezza da parte del genitore, perché il bambino poi non si rende conto del tempo che usa e del modo in cui usa questo oggetto. Ma c'è poi sul cellulare, faccio una piccola parentesi, che è questa: oggi noi abbiamo dei cellulari che non servono solo per telefonare, servono per fare una serie di cose, che sono la navigazione dati, l'invio di poste, c'è tutta una serie di attività collegate al web. Infatti uno oramai sta
che implicano in mano, però l'uso di, anche lì, di trasmissione a radioonde, per cui io nel momento in cui navigo col telefonino sto trasmettendo e ricevendo onde elettromagnetiche, quindi non è che solo quando telefono. È chiaro che in quel caso lì, essendo il terminale a una distanza maggiore dal corpo, i rischi sono molto più limitati, però comunque c'è una componente di questa radiazione che viene assorbita anche dal soggetto. Quindi non so, per fare un esempio, ecco, se io sto... aspettiamo la pubblicità, diamo prima la pubblicità e poi facciamo questo esempio, perché questo è un discorso importante, visto che tutti girano con questi iPhone, iPad, insomma c'è tutto questo armamentario. Linea alla regia. Allora, rieccoci in studio, stavamo parlando con il professor Maximilian Caligiuri, fisico ambientale, ricercatore al WIT in Inghilterra, nonché docente anche all'Università della Calabria, di campi elettromagnetici e di inquinamento elettromagnetico. Siamo partiti dagli elettrodotti, poi siamo passati dagli attrezzi più comuni di casa, tra cui anche il cordless, quindi se si è a casa è preferibile utilizzare il telefono a filo, perché sicuramente quello non crea problemi, mentre il cordless è veramente più pericoloso, senza voler gettare nel panico, ma fatene un uso, diciamo, modico. Sì. E stavamo dicendo dei cellulari, sì, perché sì, si sa, c'è questa diatriba sui cellulari, se fanno male, se non fanno male. Però, oltre al fatto di tenerli appiccicati alle orecchie, fanno male lì, c'è il problema che adesso sul cellulare c'è di tutto, c'è un universo, uno praticamente lavora, si diverte, ozia sul cellulare, fa tutto. Certo, quindi... dicevo prima, c'è questa, è comoda, come dicevi, ma sostanzialmente l'uso del telefono, quindi del palmare, del tablet, per navigazione web e cose di questo tipo, comporta un rischio di esposizione. E dicevo prima, facendo un esempio, che era questo: se io navigo tenendo il tablet o il cellulare a una certa distanza dal corpo, i rischi sono minimi, perché il campo si riduce molto velocemente allontanandosi dall'oggetto. Ma se io navigo, ad esempio, tenendo appoggiato sul corpo il mio tablet, specialmente se questa posizione coincide con quella dell'antenna di trasmissione del dispositivo, beh, allora la cosa può cambiare, perché io sono direttamente a contatto con l'antenna trasmittente, allora potrei, nella zona di contatto, nella zona di maggiore vicinanza, sopportare un'esposizione che comincia a diventare importante rispetto a quei rischi di cui parlavamo prima. Quindi l'attenzione è quella anche di saper usare il dispositivo, cercando di non poggiarselo addosso e di non entrare in contatto con quelle parti del dispositivo che sono collegate direttamente all'antenna trasmittente. Quindi ci sono anche delle regole di comportamento da osservare per evitare o ridurre al minimo l'esposizione. Infatti, che bene comunque sapere e soprattutto ricordare ai bambini, ai ragazzi che... Sì. Oramai gestiscono questi dispositivi. Certo, delle norme di comportamento esatto, che possano minimizzare l'esposizione, perché poi di quello si tratta, non si tratta di dire non vogliamo la tecnologia, noi vorremmo una tecnologia che sia perfetta, quella è l'aspirazione massima, però ovviamente nel momento in cui questo non è possibile, cercare di limitare al massimo gli effetti negativi di quella che abbiamo quindi, oggi, appunto, questo è il discorso. Usare il buon senso. Sì, allora, professor Caligiuri, noi abbiamo più volte detto il limite della ricerca, perché nel campo della ricerca si fanno dei passi da gigante quotidianamente, non tutti vengono alla ribalta, anzi, forse, anzi. Ne parliamo davvero poco, sappiamo davvero poco. Però anche nel campo della ricerca c'è la parte che, diciamo, è più adeguata, organica e funzionale
alle logiche di sistema e poi c'è anche la ricerca indipendente. La ricerca sì. indipendente è fondamentale, soprattutto quando si tratta di studiare e di diffondere poi i risultati di ricerche che ovviamente smontano, denunciano possibili rischi, possibili danni per l'uomo, per l'ambiente e per la natura da parte di sì. decisioni, interventi e quant'altro. Non soltanto, ecco. ma che potrebbero addirittura sostituire le attuali tecnologie in campo delle telecomunicazioni, in campo medico, in una serie di settori che oggi sono settori lobbistici, che quindi non hanno interesse a sostituire i loro privilegi con delle tecnologie magari alla portata di tutti e quindi che meno non possano costose, ecco, determinare sicure. Del lucro per loro e quindi è evidente che questo determina un blocco rispetto a questo tipo di ricerche che purtroppo sono le ricerche che fanno avanzare poi l'umanità perché noi i passi da gigante l'umanità li ha fatti quando è entrata in rottura col passato. Certo, quando sono entrati in campo gli eretici, tra virgolette, che pensiamo sistema, a Galileo. Esatto, Galileo, ma ogni volta che il sistema di convenzione è entrato in crisi ha dato origine a una rivoluzione scientifica innovativa che ha portato poi a delle altre scoperte molto più importanti delle precedenti. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di come dire, dare il nostro contributo perché volevo annunciare ufficialmente oggi che sta per nascere, di fatto lo è già, ma fra poco avremo le strutture organizzative e operative, questo centro di ricerca internazionale sulla coerenza elettrodinamica quantistica, il QESIRC, che è l'acronimo inglese che significa quello che ho detto prima, che ha come obiettivo proprio questo di sviluppare dal punto di vista teorico e sperimentale tutte queste tecniche molto di frontiera che, diciamo, che hanno come substrato comune la teoria della coerenza elettrodinamica quantistica, ma che poi hanno una serie di applicazioni dalle telecomunicazioni alla fisica teorica, all'astrofisica, alla biofisica. Molto importante questo aspetto perché tra questi studi rientra quel famoso discorso del DNA di cui parlavamo prima e di come intervenire sul DNA in maniera non distruttiva per la cura dei tumori, per esempio. Quindi sono dei campi di ricerca forieri di applicazioni sconvolgenti, soprattutto per chi oggi, come dire, usa, è una cosa molto molto negativa, usa queste patologie per lucrarci. E infatti sappiamo che purtroppo la speculazione quindi, anche in campo sanitario c'è, è notevole. Perché gli interessi esatto. sono e quindi noi, sono grossi. Ecco, quindi c'è questo gruppo di ricerca che comprende scienziati che provengono da tutto il mondo, quindi io citerò alcuni nomi, giusto il professor Teodorani che è un astrofisico molto famoso che tra l'altro lavora al SETI, che è l'istituto che si occupa della ricerca delle intelligenze extraterrestri, il professor Constantin Mail che è l'autore della teoria delle onde scalari, quindi una teoria alternativa all'elettromagnetismo classico per trasmettere le informazioni. Una serie di contributi saranno anche dati nel campo della biofotonica, cioè che è quella parte della biofisica che si occupa dello studio dei fotoni emessi dall'organismo umano spontaneamente, un'altra cosa molto interessante. E oggi... Per far capire a chi è dietro, magari immagino, perché noi tutti siamo profani in fisica, che cosa poi significano concretamente per la vita delle persone, allora, perché la gente deve capire che dietro queste ricerche poi c'è tutto quello che noi utilizziamo, viviamo quotidianamente. Certo, significa la possibilità di disporre, se come sempre i presupposti, quindi le premesse teoriche e sperimentali fanno sperare, la possibilità di disporre di tecnologie in campo medico, in campo delle telecomunicazioni, in campo energetico, innanzitutto a costi molto più ridotti rispetto a quelle attuali, ma ad impatto zero, quindi impatto ambientale zero, impatto sanitario zero. Noi oggi abbiamo delle pratiche per la cura dei tumori che sono sostanzialmente invasive. Certo, quindi poter disporre di una tecnologia in grado di curare in maniera non invasiva, direi quasi ricostruttiva, riprogrammando con l'uso dei campi elettromagnetici e interagendo in maniera coerente, appunto, ecco la chiave di volta, con le strutture biofisiche, ricostruendo quei tessuti danneggiati, in qualche maniera alterati. In campo energetico,
cito soltanto la fusione nucleare fredda, per esempio, che è stata boicottata, è stata bistrattata negli ultimi anni in maniera per interessi economici sostanzialmente. Ogni tanto si sente dire di qualche brevetto qui e lì, però anche lì non c'è seguito rispetto a questa cosa. Le telecomunicazioni che oggi avvengono attraverso i sistemi classici che risalgono sostanzialmente a Marconi, no, se vogliamo, ma è possibile realizzarle in altra maniera, in maniera più efficace, in maniera appunto non locale, tramite dei sistemi quantistici più importanti? Il teletrasporto quantistico, cioè il trasporto istantaneo a distanza di informazioni, è stato già realizzato, è alla base dell'informatica quantistica, cioè la costruzione di computer quantistici, i quali riescono a svolgere molte più operazioni rispetto a quelle dei computer tradizionali. Quindi sono già delle realtà. Allora, perché non estendere questa realtà, approfondire la teoria che ci sta sotto ad altri campi dello scibile, ad altre applicazioni pratiche? Questo è il nostro obiettivo. Ecco, questo in centro... maniera indipendente, in maniera appunto... E oggi volevo dire un'ultima cosa che è importante, sta avvenendo mentre io vi parlo, la presentazione a Roma per opera della signora Stefania De Matteo, che è la, diciamo, io sono il direttore scientifico, lei dirige la parte amministrativa e gestionale del centro, in un importante convegno presentare a Roma appunto la nascita della struttura. Quindi, che vedremo sarà una struttura internazionale. Se i media nazionali daranno spazio alla nascita di questo centro di ricerca, perché questo è veramente importante. Certo. Ed è giusto che i cittadini sappiano che c'è chi con grandi sacrifici, perché dobbiamo anche dire questo, che la ricerca indipendente è basata soprattutto sul sacrificio dei Certamente. Ricercatori, prova a migliorare la vita della gente, ma anche del pianeta, ma anche andare oltre, quindi migliorare e allargare le nostre conoscenze. E quindi noi poi, quando entrerà in funzione la sede operativa anche a Cosenza, sicuramente... Noi speriamo in Calabria di avere ecco, presto una struttura che possa... Cercheremo lanciamo un seguirlo. Appello per quello che poi sarà possibile anche alle istituzioni, ma ripeto, con poca speranza che con questo venga recepito, però lo facciamo giusto. Però intanto c'è... Certo. Il nucleo dei Cocciuti che va avanti e che per fortuna lavora, e anche perché la ricerca è fondamentale, potrebbe essere veramente una delle carte vincenti per l'economia italiana. Invece noi siamo ultimi dappertutto, nonostante abbiamo le migliori certo. intelligenze, perché noi qui i fondi per la ricerca vengono tagliate, le ricerche si finanziano soltanto quelle che hanno, che sono funzionali a certi gruppi, a certe lobby, ma se noi veramente finanziassimo come si fa in tutti gli altri paesi, pensiamo all'America, solo di brevetti, di risultati e di miglioramento, saremmo veramente certo. Sicuramente più sì. ricchi. Ma poi la ricerca va finanziata, io direi, a fondo perduto, perché è una ricchezza culturale comunque di un paese, indipendentemente poi dai risultati che tira fuori e che comunque tirerà fuori, perché poi statisticamente è chiaro che non tutti i progetti potranno portare dei risultati. Sicuramente, però se non si lavora non si può se non si lavora, vedere. E questo, no? L'errore di fondo è proprio questo, di pensare che la ricerca scientifica sia un'azienda che deve avere un rendimento. Che produce. Non è così, è fondamentalmente sbagliato questo, e finché in Italia non si capirà questo e ancora non lo si è capito, ci sarà poco futuro per la ricerca di questo tipo. Ecco perché noi abbiamo intenzione di creare una rete internazionale che si svincoli da queste logiche veramente misere. No, anche perché poi su 10, 2, 3 vanno in porto, ma significa poi innescare processi di innovazione, quindi poter dare lavoro, esatto. migliorare la qualità della produzione. Io infatti dirò che quelle stesse lobby, in maniera provocatoria, che oggi gestiscono alcuni settori e che quindi non hanno interesse a che queste ricerche si facciano, paradossalmente potrebbero averne un risultato positivo anche in futuro, perché potrebbero essere poi gestori a loro volta di queste tecnologie e quindi a questo punto rientrare in gioco in maniera ovviamente più limpida, più costruttiva, però non sicuramente uscendone da perdenti. E quindi voglio dire, c'è anche un'innovazione, un riciclaggio. Ma poi non si può pensare solo ed esclusivamente al profitto, anche perché l'abbiamo visto, è fallito il capitalismo, siamo in un sistema di speculazione finanziaria e abbiamo visto che tutto il mondo sta arretrando,
che l'Europa sta arretrando, abbiamo problemi di decrescita, quindi se non troviamo anche queste soluzioni alternative, se non cambiamo rotta e mentalità, non andremo da nessuna parte. Infatti è necessario un cambiamento di mentalità generale che parta dalla cultura, perché la cultura e in particolare la ricerca scientifica sono, secondo me, il vero elemento qualificante che possa portare poi sviluppo, occupazione e tutta una serie di miglioramenti della società legato. Che sono e fondamentali. Poi, la ricerca, l'innovazione, spesso noi diciamo le nostre aziende, siccome non si innovano perché non hanno la possibilità o perché non ci credono e poi non sono competitive, quindi il mercato le ammazza. È un circolo vizioso che poi condiziona. Appunto, invece. Sì, sì. Allora, prima di chiudere, siccome nei giorni scorsi è tornata la particella di Dio, il bosone di Higgs, allora, che cosa hanno scoperto al CERN? Perché l'anno scorso c'era stata la scoperta, poi la marcia indietro. Sì, la gente comune ogni tanto sente questa particella di Dio che è stata trovata, che non è stata trovata, che c'è, non c'è, non capisce poi l'importanza, la portata, visto che se ne parla come una scoperta, insomma, di livello mondiale storico. Devo dire che un po' la colpa è anche vostra, tra virgolette, cioè ci siamo innamorati dei giornalisti che spesso, specialmente quelli televisivi, dicono le cose in un modo un po'... Vabbè, sono quello che anche i ricercatori in questo caso vogliono veicolare, quindi ci prendiamo la responsabilità. C'è una corresponsabilità. Il dato è che dalle ultime notizie pare che quei dubbi circa l'effettiva osservazione di quella particella prevista da Higgs e quindi che fa parte del modello standard sia effettivamente quella e non un'altra, perché il problema era incentrato su questo: è veramente la particella che mancava oppure è una particella che ha delle caratteristiche simili ma non è quella? Le ultime dichiarazioni del CERN pare siano in questo senso di aver confermato che le proprietà della particella effettivamente osservata siano quelle previste dal modello. E quindi si sarebbe trovata la particella che chiude quell'anello del modello standard, che è uno dei modelli più importanti che finora ha descritto l'unificazione delle particelle e delle forze. Ovviamente, per capire l'origine del mondo. Per capire l'origine delle forze fondamentali che poi hanno dato vita all'universo. Ora, però chiaramente questo è solo un aspetto della vicenda, cioè non è che con questa particella noi facciamo necessariamente un balzo in avanti nelle conoscenze tali da poter dire abbiamo risolto il problema di capire come siamo qui, perché siamo qui. No, noi abbiamo chiuso una fase importante, se diciamo il risultato è quello, perché io non ho letto i preprint, non ho letto i rapporti, però ho letto delle indicazioni così riassuntive. Noi chiudiamo una fase di un certo tipo di modello e quindi conferma questo tipo di modello, però questo non significa che abbiamo esaurito il nostro compito. Assolutamente, è un passaggio. Esatto, la teoria veramente, la teoria che comprende tutte le forze e che possa poi in qualche maniera, in un certo senso, spiegare l'origine dell'universo, è ancora lontana, perché non esiste all'interno del modello oggi la possibilità di includere la gravità, che è una delle forze più importanti dell'universo. Quindi noi siamo il vero ostacolo della teoria unificatrice, quindi della teoria del tutto cosiddetta, è la possibilità di descrivere la gravità insieme alle altre forze, un unico modello che dal microcosmo al macrocosmo sia un modello unico e quindi che non si debba poi frammentare in tanti. Oggi abbiamo la meccanica quantistica che ci dà l'aspetto, diciamo, atomico e subatomico, la relatività generale che ci dà l'aspetto astrofisico, quindi delle grandi dimensioni, nel mezzo abbiamo la fisica classica, ma non siamo riusciti ancora. Quindi abbiamo ancora tante tessere, ma il mosaico ancora non è stato ancora fatto compiutamente. Però, esistono delle candidate, la teoria delle stringhe, ecco un'altra cosa di cui si parla spesso anche in maniera romanzata, è una teoria che è bellissima, però ha un problema, anzi due: l'elevata complessità matematica, ma soprattutto il fatto che prevede un numero elevatissimo di vuoti possibili, cioè i vuoti quantistici da cui poi si sarebbe originato tutto. Ne prevede troppi, non sappiamo quali scegliere. Quindi noi oggi, nel 2013, diciamo che abbiamo messo un altro piccolo tassello, però siamo ancora lontani dallo spiegare come è nato l'universo. Sì. Quindi in questa fase ci dobbiamo continuare ad affidare alla fede per chi crede in qualcosa, chi ha una religiosità sua. Oppure
accontentarci di queste teorie, di questi spezzoni, di questi frammenti di conoscenza che abbiamo. Certo, oppure io dico, facendo una commistione tra le due, una sintesi, la fede nella scienza. Fede nella scienza, quella sarebbe auspicabile. Che poi, ecco, fede è una parola un po', ecco, io credo che poi alla l'umanesimo fine, della scienza. Ecco, l'umanesimo della scienza, alla fine tutto ciò che esiste, il pensiero, lo spirito, debbano poi entrare in un unicum che è poi l'esistente in quanto tale, quindi descriverlo anche attraverso delle proprietà, delle caratteristiche che comunque debbano avere un riferimento con quello che, noi, che la scienza ci dà, insomma, a livello anche, io ricordo, sono un appassionato platonista da questo punto di vista e quindi mi rifaccio alla possibilità di avere delle idee non sovranaturali o sovrasensibili, delle idee che siano proprio, diciamo, la base dalla quale poi la matematica e quindi le leggi della fisica creino poi tutto quello che noi vediamo. Chiaramente questo non significa non ammettere la religione, tutt'altro, la religione è un elemento importante che non è certo in contrasto. Però appunto la religione non è in contrasto e non potrebbe esserlo, non si possono mettere a confronto religione e scienza. Non sono appunto in antitesi, però la scienza non è neanche quella fredda materia che prevede soltanto calcoli, azioni e reazioni, che sia tutto matematicamente, per usare un termine algoritmicamente definito. Non è così. La scienza moderna, perché nella scienza moderna forse si sta la teoria quantistica dà molto spazio alla probabilità, quindi al fatto che ci siano delle indeterminatezze nelle certo, previsioni, perché sennò avremmo una presunzione enorme e ingiustificata, no? Certo, se riuscissimo a spiegare soltanto termini certo, meccanici e con gli schemi che abbiamo noi, visto che conosciamo pochissimo. Ed è questo, cioè più che altro è un problema di conoscenza, secondo me, di limitatezza della conoscenza, perché noi, ecco, le cose che ho citato prima sono soltanto la dimostrazione di quanto poco conosciamo e di quanto, come dire, presuntuoso sia chi oggi afferma di avere delle certezze in questo campo, che forse più di ieri oggi non può avere. Quindi si tratta di partire da questo per arrivare poi ad una comprensione sempre più accurata di come la natura funzioni. Io ritengo possibile attraverso la matematica, attraverso la fisica. Altri la ritengono possibile attraverso un approccio non mediato, quindi di contemplazione. Ma alla fine il risultato è quello, è di riuscire a contemplare questa meravigliosa creatura che è l'universo, o gli universi, ecco, secondo me, quello che si... Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Io sono un vostro assiduo, ascoltatore. Sì. Cerco con molta attenzione. Allora, io volevo fare una domanda all'ingegnere... Sì, al fisico. Non sono ingegnere. Al dottor Caligiuri, sì. Meritatissimo. Dunque, io sono stato impiantato da un pacemaker nonché un defibrillatore biventricolare. Praticamente gli accorgimenti tecnici, dunque uso il telefonino quando posso con l'auricolare, vedo la televisione a distanza, non vado o quantomeno faccio a meno di andare nelle banche, nel supermercato eccetera. Comunque sto il tesserino, come lei ben sa, per avere l'accesso, quindi il distacco dei campi elettromagnetici. Mi comporto bene? Grazie. Sempre con tanto piacere. Grazie a lei. Ecco, perché poi nel quotidiano la gente si scontra e si incontra con queste... Si comporta bene il nostro telespettatore? Sostanzialmente sì. Cioè il discorso dell'auricolare... Per quanto riguarda, io direi evitare di posizionare comunque il cellulare in prossimità della parte, diciamo, impiantata, perché è chiaro che l'auricolare può avere un'utilità nel momento per evitare l'esposizione agli organi della testa, ma bisogna evitare anche che magari il signore usi l'auricolare e poi magari infili il cellulare nel taschino della giacca, allora a quel punto... Oppure lo tenga magari in direzione. L'importante è allontanare il più possibile dalla zona impiantata, questo è... Il discorso dei varchi magnetici, degli scanner, quindi della possibilità di accedere a dei luoghi, ecco, quello lì è chiaro banche, che è ovvio che bisogna
centellinare gli accessi, perché ovviamente è una fonte di esposizione. Per quanto oggi gli impianti pacemaker di questo tipo siano abbastanza ben schermati e quindi le interferenze siano minime, però comunque ci sono, c'è la possibilità che ci siano dei malfunzionamenti, quindi è bene prenderle queste contromisure. Il cordless ovviamente no. No, ma a questo punto io direi di no, insomma. Ecco, ripeto, la prescrizione... Perché magari sembra un oggetto così innocuo. Ma l'innocuità non è sempre visibile, cioè io dico, uno, se usa un coltello lo può usare per fare diverse cose. No? Sicuramente, però magari mentre sul cellulare c'è stato una sorta di allarme, di preoccupazione, un dibattito si è aperto sui cordless di meno e sugli altri aggeggi che usiamo, microonde, sì, frigo e quant'altro usiamo a casa. Ah, probabilmente, quindi... ecco, perché magari ecco, l'esposizione poi al microonde è temporalmente limitata. Che sì, sì. Non credo che una persona sta tutto il giorno davanti al forno a microonde. No, insomma, no, però, no, no. Ecco, però c'è comunque il problema, si pone, ma si pone oggi soprattutto per il fatto che noi in casa possediamo reti non cablate, quindi il discorso poi di una sommatoria di effetti dovuti a una molteplicità di sorgenti è un certo problema serio, per cui io magari una volta avevo soltanto ecco, il cordless, oggi c'ho il cordless, c'ho il router senza fili, c'ho il cellulare, c'ho il tablet, allora c'ho magari l'impianto, diciamo Dolby Surround Wi-Fi, insomma, è un'altra cosa. Quindi si sommano una serie di cose che ovviamente danno un livello di esposizione certo, poi che può essere importante. Dobbiamo chiudere, anche se il discorso è complesso ma interessante secondo me. Allora ringraziamo il professor Maximilian Caligiuri, ricercatore al WIT in Inghilterra, lei è spesso fuori, adesso avremo quest'altro centro di ricerca con ricercatori di tutto il mondo, anche con una sede in Calabria. Ringraziamo Amedeo Scarpelli in regia, ringraziamo voi per averci seguito e allora ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.